Ennesima infrazione che riceveremo dall'Europa. L'interporto Amerigo Vespucci di Guastice, l'entroterra che logisticamente gestisce tutte le merci del porto di Livorno, non sta rispettando quelli che sono gli accordi. Ci troviamo ora a vedere all'interno della stessa area anche l'esistenza di funzioni produttive, artigianali e industriali. Questo va contro quello che è il contratto o quelle che sono le regole. 399.000 euro è il bilancio in negativo dell'ennesima partecipata della regione toscana che gestisce questo interporto. Ancora una volta l'Italia dimostra di guadagnarsi il titolo di maglia nera come nazione all'interno dell'Europa, in quanto è, come sempre, in testa alla classifica nel ricevere sanzioni per le infrazioni che questo malgoverno nazionale purtroppo continua a farci sopportare.